Guardare con gli occhi di Gesù la realtà in cui ci troviamo a vivere e ad agire per riconoscere le luci di speranza, per ascoltare le attese di speranza e per smascherare le speranze illusorie. Guardare il volto di Gesù, nostra speranza. Le contraddizioni della realtà in cui viviamo ci spingono a guardare verso colui che è la nostra speranza, cercando nella sua parola la luce che orienti le nostre scelte. Essere segni di speranza agli occhi del mondo. Tante persone guardano verso il vescovo, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le famiglie, le comunità cristiane, per vedere nella loro vita i segni della speranza che confermano la nostra fede in Gesù Cristo. Questi segni convincono chi è lontano ad accostarsi alla Chiesa e alla fede e contemporaneamente rafforzano la speranza nei cristiani e nelle comunità che li mostrano.